Prima donna Bari Volley, partita che sarà diretta dai signori, primo arbitro Nello Alfonso Giuliano, il secondo arbitro il signor Jacopo Maria Lisena. Per quanto riguarda le due formazioni a disposizione, abbiamo per quanto riguarda la formazione ospite con il numero 1 Francesca Iezzi, numero 2 Aurora Ghia, il numero 3 Giulia Bucci, numero 4 Lorenza De Luca, numero 5 Ludovica Peca, numero 9 Martina Mastronardi, numero 10 Daniela Di Placido, numero 13 Alessia Rocchio, il numero 14 Grazia Di Costanzo, il numero 15 Gaia Merrini, il numero 16 invece Carlotta Incanta, il numero 18 è Lavinia Diodato, che è anche l'allenatrice della formazione ospite. Quanto riguarda invece la formazione di casa, con il numero 3 Chiricallo, il numero 4 Mercurio, il 5 Vuoso, il 6 Papagno, il 7 Monitillo, il numero 8 Alfano, il 9 Rando, il numero 10 Frate, l'11 Cappioto, il numero 12 Caputo, il 14 Cianciotta, il 15 Notarnicola, il 17 Da Diego, il 18 Virtuoso. E adesso la presentazione dei due 6 più 1 iniziali. Cominciamo dalla formazione ospite, parte con le giocatrici che lo speaker sta chiamando adesso: la numero 1 Francesca Iezzi, la numero 2 Aurora Ghia, la numero 13 che è Alessia Rocchio, poi la numero 15 che è la Gaia Merrini, la numero 14 che è Di Costanzo e la numero 18 che è Diodato, oltre al libero che è Bucci. Quindi questo è il 6 più 1 iniziale per quanto riguarda la formazione ospite. Per quanto riguarda invece la prima donna, il numero 3 in campo Alessia Chiricallo, il numero 7 Palma Monitillo, che tra tutte le sue esperienze ha avuto anche quella di militare in A1 nel suo passato, poi in tante altre squadre, il numero 11 Roberta Campioto, il numero 12 che è la Caputo, Graziana Caputo, il numero 14 Cianciotta, Angelica Cianciotta, c'è anche il numero 15 Sara Notarnicola, nel 6 più 1 iniziale mandato in campo dall'allenatrice di casa che è Ricci. Ricci prima allenatrice, poi per quanto riguarda la formazione di casa il secondo allenatore che è Tommaso Monterisi, mentre come libero viene scelta Rebecca Da Diego. Servizio che spetta per questo inizio del primo set proprio alla formazione di casa. Si parte, inizia qui la partita, dunque in ricezione la formazione teatina che tenta questo primo attacco, primo tempo. È positivo il tocco preciso di Iezzi, dunque primo punto per il Nocciano Chiti, che adesso andrà al servizio con Carlotta Incanta. Situazione che torna subito in parità 1-1 per l'errore della formazione ospite. Battuta per Bari Valangelica Chiricallo. Posizione del libero ospite, l'attacco ancora da parte di Iezzi, questa volta però difende Bari. Difesa anche di Bucci sul tentativo delle biancorosse, che adesso possono andare a piazzare questo pallonetto. Continua lo scambio, c'è l'attacco lungo però da parte di Aurora Ghia, mette il pallone oltre la linea di fondo
il Bari si porta sul 2-1, resta al servizio la formazione allenata da Rosaricci. Un po' in difficoltà la ricezione di Diodato, in qualche modo comunque rimedia Chieti. Tentativo in primo tempo non perfetta la combinazione delle barisi, poi c'è il muro fuori però da parte della coppia composta da Montillo e Cianciotta sull'attacco teatino, e dunque si ristabilisce la parità. Va al servizio Aurora Ghia. Va a sfruttare bene il pallone servito lì da Chiricallo, la Monitilo con tutta la sua esperienza tiene il tocco del muro, muro è fuori in questo caso. E dunque Bari avanti sul punteggio di 3-2. Eccezione di Bucci, poi c'è il tocco a muro a controllare da parte di Graziana Caputo che non concede spazio all'avversario e quindi porta a 4 il bottino del Bari. Questo primo set, primissime battute della gara, eccezione buona da parte di Ghia, Morato il primo tentativo del Chieti, poi sto pallone non proprio facile per Diodato, l'errore anche da parte di Bari. Adesso possono costruire le ospiti, la difesa di Bari, palla piazzata in diagonale, ancora Bari che ha un'altra opportunità per l'attacco, c'è il muro, si continua a giocare, si allunga lo scambio, poi c'è il tentativo anche da parte di Rocchio, difende ancora Bari, prova a piazzarla dalla seconda linea, la formazione biancorossa, poi c'è un malinteso tra Incanta, che è la palleggiatrice della formazione ospite, credo in combinazione con Ghiezzi, forse si era chiamato uno schema un po' diverso, non si sono capite le due giocatrici. Quinto punto per Bari che conduce 5-2 in questo primo set, mantiene il servizio. Un attimo forse per verificare anche la posizione in campo delle proprie giocatrici da parte di Lavinia Diodato, ancora Bucci in ricezione. Attacco, non c'è il tocco a muro, attacco direttamente fuori. Probabilmente chiedono il tocco le ragazze ospiti sull'attacco di Alessia Rocchio, che è impiegata come opposto, giovanissima, classe 2006, numero 13 del Nocciano Chieti. Resta Bari al servizio, che allunga ancora nel punteggio di questa prima frazione. Azione quasi analoga a quella precedente, questa volta il pallone resta in campo, poi il tentativo di Monitilo che ha cercato di sorprendere la formazione avversaria con un tocco sotto rito, a fil di rito per la verità, invece il pallone è proprio rimasto nel proprio campo, quindi va al servizio Francesca Ghiezzi. 6-3 il punteggio adesso in favore del Bari, ma al servizio abbiamo detto c'è la centrale ospite. Errore in ricezione di Daddiego, riescono a rimediare le compagne. Combinazione ancora in primo tempo, ancora non perfetta da parte della formazione ospite. Poi dalla seconda linea c'è l'attacco da parte di Palma Monitillo, tutta la sua esperienza. Chiamano il pallone fuori le giocatrici del Chieti, ma il punto viene segnato a Bari che dunque raggiunge quota 7-3 la situazione, con il Bari che ne ha nellato 4 punti consecutivi prima, dal 2-2 si è portata sul 6-2. Tentativo di break da parte della ragazza di Rosaricci, si lotta sotto rete, alla meglio Chieti, sale dunque a quota 4 e manda al servizio il numero 13, l'abbiamo citato prima, Alessia Rocchio, una delle più giovani, se non forse la più giovane in campo, perché è una classe 2006, come la sua compagna di squadra Ludovica Pica.
roster giovane da parte anche del Bari, tranne qualche giocatrice di esperienza, ma queste due giocatrici di classe 2006 per il Chiti sono credo le più giovani in campo attualmente. Errore in ricezione da parte di Bari, prova a rifarsi sotto il Chiti ad annullare quei quattro punti consecutivi del Bari che hanno creato il primo break importante della partita fino a questo momento. Ancora servizio praticamente quasi ace da parte di Rocchio, commette errore in ricezione da Diego, la palla colpisce la parte superiore dell'impianto del Palaforgia, quindi 7-6, si è rifatto sotto il Nocciano Chiti che ha praticamente annullato il primo tentativo di break importante da parte del Bari. Poi c'è l'errore, ma ha fatto tre punti consecutivi prima il Nocciano Chiti con il servizio di Rocchio, che adesso però ha commesso l'errore. 8-6 il punteggio nel primo set. Prima donna Bari Volley al servizio. Palleggio per Diodato. L'attacco è lungo. Protesta Diodato nei confronti del secondo arbitro, del signor Lisina. Resta il Bari al servizio. Cerca di piazzare la battuta quasi in lungo linea Angelica Chiricallo, pallone però termina fuori. 9-7 il punteggio ed è dunque giocatrice allenatrice del Nocciano Chiti, la Diodato, che va alla battuta. Diego in ricezione, palla dietro per il tentativo da posto 2 di Caputo. Il muro barese sull'attacco di Ghia. E bello questo attacco da parte di Merini, ci mette potenza e precisione in questo caso la formazione ospite. 9-8 dunque il punteggio, con il secondo punto consecutivo conquistato dalle ospiti con la Diodato al servizio. La stessa Diodato va a recuperare questo pallonetto dietro il muro, anzi era stata la Rocchio ad andare a recuperare il tentativo del Bari. Difende in qualche modo Chiti, prova ad attaccare, c'è il muro di Bari sul tentativo di Ghia, poi la piazza semplicemente Rocchio. Ancora in difesa Chiti, tira vivo il pallone, bella diagonale stretta appena dopo la linea dei 3 metri, il tentativo di Aurora Ghia che diventa vincente, si torna in parità 9-9, annullato il break da parte del Bari, si riportano in parità le due squadre, dunque recupero ancora Diodato al servizio che ha ottenuto tre punti consecutivi che hanno annullato questo tentativo del Bari di allungare nel punteggio. Caputo ha solo potuto piazzare il pallone. Difesa di Bari sulla diagonale di Rocchio, poi dalla seconda linea ci prova ancora Bari. Indecisione in difesa, è stata Diodato ad andare a recuperare un pallone, poi si trova forse fuori posizione la Diodato che è andata a recuperare un pallone quasi impossibile su una distrazione delle compagne. Diodato va a parlare con il primo arbitro, il signor Giuliano, perché dalla panchina le hanno indicato che il pallone era terminato out. Non è di questo avviso la coppia arbitrale. 10-9, Bari al servizio è in vantaggio di una sola lunghezza. Merini in ricezione, l'attacco di Ghia, la difesa di Bari, il contrattacco difeso sotto da Bucci, e poi c'è il tocco vincente da parte di Rocchio che va a ristabilire ancora la parità in questa altalena di punteggio del primo set. Gaia Merrini andrà la centrale del Chiti al servizio. Palla in posto 4, questa volta vincente la diagonale, l'attacco di Palma Monitillo.
Punto per Bari, che prova a riportarsi davanti. Fase però equilibrata adesso nel punteggio. Questo primo set, annullato il tentativo di break da parte del Bari. La reazione c'è stata e come di Chieti. Questa volta valuta bene la traiettoria del pallone, la difesa di Chieti. Il pallone è fuori, 11 pari. In battuta ci vanno le ospiti con il numero 16, Carlotta Incanta, la palleggiatrice. La formazione ospite. Attacco di Bari, trova la difesa attenta di Chieti, poi va a piazzare questo pallone, ancora la formazione di casa che si riporta avanti. Che punto. Immagini regia del nostro Nunzio Procacci dal Pala La Forgia di Bari. Vi ricordo, si sta giocando una delle partite in programma nella quinta giornata, campionato di B2, girone L. Si stanno affrontando la formazione di casa in maglia rossa e bianca, prima donna Bari Volley, situazione di parità 12-12, e il Nocciano Chieti, che adesso fallisce il servizio, che invece è in maglia nera con numeri verdi. L'errore adesso in battuta, 13-12 la situazione punteggio, con il Bari avanti di un punto. Una sola lunghezza per le biancorosse che vanno al servizio. Errore in battuta anche da parte barese, con capitan Monitillo. Il punteggio torna in parità. Francesca Iezzi al servizio per le ospiti. Da Diego in ricezione. Qui c'è un buon muro da parte di Cianciotta. Muro vincente per il Bari con il numero 14, Angelica Cianciotta. Ed è la stessa Cianciotta che va anche al servizio. Eccezione di Bucci, libero ospite. L'attacco di Chieti viene difeso, poi si lotta a rete. Palla per l'opposto, per Rocchio, questa volta murata. Forse è stato di notar Nicola il muro, comunque vincente da parte di Bari. Più due adesso per le biancorosse. Siamo nel corso del primo set, 15 punti di Bari, 13 quelle di Nocciano Chieti. Primo tempo, perfetta questa volta la combinazione in casa Chieti, con la palleggiatrice Incanta che ha seguito perfettamente la Merrini, che ha chiuso bene questo punto. Il Rocchio che va al servizio. Errore però da parte di Alessia Rocchio, impiegata come opposta da parte Lavinia Diodato, che è giocatrice ma anche allenatrice della formazione ospite. Gioca in diagonale con la palleggiatrice, con la Carlotta Incanta. Proprio Diodato, che di esperienza, avete visto, ha lavorato con il polso, un po' in controtempo questo attacco teatino che ha un po' ingannato il muro barese. Si riporta sotto, accorcia le distanze ancora Chieti, deve recuperare un punto adesso sulle barese. Il numero 18, Diodato al servizio, la ricezione di Da Diego, il palleggio il primo tempo, il tentativo con Notar Nicola, che però può solo piazzare questo pallone che gli viene subito messo giù da parte delle avversarie, e si ritorna in parità. 16-16 la situazione, in realtà però c'è una decisione degli arbitri che assegnano il punto nonostante le proteste teatine al Bari, quindi il punteggio diventa 17-15. Dovrebbe essere 17-15 la situazione, con Bari al servizio. Diodato in ricezione, il palleggio per il tentativo di Merrini. Bari però questa volta è attentissima, non si fa sorprendere, va in anellare il punto numero 18,
la formazione di Rosa Ricci. Viene chiesto adesso time out. Parte dunque dal punteggio 18 a 15, avanti Bari che è riallungato nuovamente. Errore in ricezione da parte di Diodato, 19 diventano adesso i punti della formazione biancorossa che adesso prova a creare un altro break. Ancora su Diodato, ancora in difficoltà in ricezione, numero 18 ospite e dunque Bari che inanella il quarto punto consecutivo dal 16-15 allungato fino al 20-15 attuale con la Caputo al servizio. Sempre il numero 12 in battuta, chiesto nuovamente un altro time out. Che tornano nuovamente in campo sempre con Graziana Caputo, numero 12 del Bari in battuta, si sistema una scarpa. Adesso sembra tutto a posto, si può ricominciare a giocare. Caputo al servizio. Ancora in difficoltà Diodato, questa volta di potenza è corta la battuta, sempre verso zona 1 dove c'è Diodato e Bari allunga ulteriormente, cambia adesso il sistema difensivo, di ricezione meglio, la formazione ospite che riesce a recuperare un punto con l'attacco di Merini, Gaia Merini si riporta a meno 5 la formazione del Chieti, la stessa Merrini centrale come ruolo va al servizio. Da Diego in ricezione. Questa volta Diodato in difesa riesce a recuperare un buon pallone, non può attaccare Chieti, può solo piazzare dall'altra parte il pallone. Difesa di Diodato che si riscatta degli errori precedenti. La diagonale di Ghia viene difesa bene da Bari. Ancora il muro di Chieti, ma il pallone è ancora in gioco ed è preciso questo tocco di Montillo che va a piazzare il pallone dietro il muro. C'è la reazione delle giocatori, delle giocatrici ospiti che però non sono riuscite a rendere rigiocabile questo pallone. 22 a 16 dovrebbe essere la situazione punteggio con il Bari dunque che prova a portare un break decisivo questa volta. Eccezione di Ghia, attacco in primo tempo di Ghiezzi che viene murata, si può rigiocare ancora però. E poi tutto il campo scoperto da parte di Chieti, l'esperienza di Palma, Monitillo va a piazzare il pallone. Abbiamo detto grandissima esperienza da parte di Palma Monitillo,
tante squadre nel suo passato: Cutrofiano, Castellana, Isernia, Volley Altamura, una classe 87, schiacciatrice di grandissima esperienza. Bari ancora in battuta. Questa volta c'è l'errore al servizio e dunque ci sarà la possibilità per la palleggiatrice ospite, per Carlotta Incanta, di andare al servizio. Lungo il servizio di Incanta, errore per lei in battuta. C'è la prima opportunità per chiudere il primo set da parte barese. Eccezione di Diodato, poi Bucci per il tocco di Rocchio. Si difende Chiti. Adesso può attaccare Bari con il tocco di prima intenzione da parte di Chiricallo, che poi va a servire una compagna nel primo tempo, esattamente Cianciotta, ma difende ancora Chiti. Nulla può fare su questa diagonale strettissima di Palma Monitillo, che diventa anche il punto numero 25. Si chiude sul 25-17 il primo parziale di questa partita e se lo aggiudica il Bari.
torna in campo dunque per Barvita al secondo parziale. Il primo se l'ha giudicato la prima donna Barivolle con il punteggio di 25-17. Primo servizio spetta alla formazione ospite. Attacco di Monitiro, la difesa del Chieti che poi però non rigioca il pallone, quindi prima donna Bari che va ad aggiudicarsi il primo punto del secondo parziale. Vediamo se è cambiato qualcosa in campo per quanto riguarda la formazione della prima donna. Mi sembra di no. C'è nel frattempo Campiuto, Roberta Campiuto, che è andata al servizio, che sta giocando come opposta. Il muro di Bari che tocca la palla, ma palla che poi schizza via forse sul tocco di Monitillo. Con Cianciotta erano saltate a muro entrambe. 1-1 il punteggio. Dunque per Bari mi sembra che non sia cambiato niente. Il libero è sempre Rebecca da Diego. Malinteso adesso tra la palleggiatrice Chiricallo e la Cianciotta. Cianciotta è centrale insieme alla Notar Nicola. L'opposto è la mancina Campiuto, che ha la maglia numero 11 tra le biancorosse. Do uno il punteggio in favore delle ospiti che vanno al servizio, mentre le due schiattatrici di Bari sono Monitillo e Caputo. La difesa di Da Diego per Bari, poi c'è infrazione da parte di Chiricallo in palleggio. Terzo punto per Chieti che si porta avanti di più 2-3-1 il punteggio in favore della formazione ospite. Per quanto riguarda lo schieramento invece scelto dall'allenatrice ospite, da Lavinia Diodato, che è in campo, è la stessa. Errore in battuta nel frattempo. Dunque Bari si porta a due punti e manda al servizio il proprio capitano Palma Monitillo. Diciamo, per quanto riguarda le ospiti, ci sono le due centrali che sono Di Costanzo e Merrini, la palleggiatrice Incanta, l'opposto La Rocchio, le due schiacciatrici sono Iezzi e Ghia. Mentre appunto Diodato e Ghia sono le schiacciatrici. C'è adesso il tentativo di Bari dalla seconda linea, difende però Chieti. Intervento in difesa anche da parte di Campiuto, poi l'attacco. Non ci arriva la difesa di Chieti, di Ghia in particolare. Il punto è per le barisi che ristabiliscono la parità. Punteggio 3-3. E Palma Monitillo va al servizio per la formazione della prima donna Bari Volley. Ricezione di Bucci, poi il tocco di Caputo che però non chiude, gli è dato dall'altra parte. Fasta tentata dalla prima donna che però non è stata chiusa da Cianciotta. La difesa di Monitillo, la stessa che attacca dalla seconda linea. Palla lunga però. Errore su questo attacco dalla seconda linea portato da Bari. Avanti formazione ospite di una lunghezza. Errore però al servizio delle giocatrici in maglia nera, anzi in completo nero. E dunque si ritorna in parità. Bari andrà al servizio Angelica Cianciotta, una delle centrali a disposizione di Rosa Ricci. Gli ho dato prima in ricezione, poi un attacco aiutata dal nastro, diventa una diagonale strettissima che cade qualche centimetro al di là della linea bianca in campo barese. E quindi situazione che riporta avanti, ma siamo ovviamente
un grande equilibrio in queste prime battute però del secondo set, visto che il punteggio è solo 5-4 avanti per Chieti, che può attaccare con via la diagonale, viene difesa bene da Diego questa volta, e quel pallone quasi regalato a Merrini, che a sua volta non concede però regali, chiude il punto e porta più 2 il vantaggio di Chieti, eccezione di Monitillo, di prima intenzione Chiricalo, difende bene però Chieti questa volta, e c'è un buon attacco da posto 2 da parte di Rocchio, in realtà da posto 1 perché in seconda linea la numero 13 ospite Alessia Rocchio, ripeto, classe 2006, molto positiva la sua prova. Torna in campo, adesso è Chieti che prova ad allungare, prova a reagire dopo aver perso il primo parziale. La formazione ospite resta al servizio, eccezione di Monitillo, che ricala in palleggio per Caputo, difende bene però Bucci. Dall'altra parte il muro di Bari e poi da Diego non ci arriva sul pallone che si era impennato dietro il muro biancorosso. Dovrebbe essere più 4 per Chieti, che come dicevamo prova a reagire alla sconfitta parziale del primo set. Palla per Caputo, il muro ospite non tiene, la Caputo conquista punto numero 5 per Bari e manda la propria palleggiatrice Angelica Chiricalo in battuta. Errore al servizio da parte della Chiricalo, troppi errori in battuta dall'una e dall'altra parte, nemmeno su servizi sempre forzati. Adesso ricezione di Monitillo, palleggio per Caputo, prova a piazzarla nel centro della difesa avversaria, via riesce a lavorare un pallone difficile. Poi la mancina Campioto di casa, ancora Ghia, difesa buona da parte di Daddiego che tiene bene, Monitillo dalla seconda linea, il bagger di Ghia riesce a tenere la difesa di Chieti che prova ad attaccare, poi c'è un muro però vincente, un muro perfetto da parte di Notar Nicola che conquista il punto numero 6 per Bari sull'attacco avversario. Graziana Caputo va in battuta per Bari, ha annellato una serie importante nel primo set di battute consecutive, la numero 12 biancorossa. E qui c'è un'incertezza tra tre giocatrici del Bari, in realtà due perché la Monitillo era saltata a muro, e fatto sta che Chieti raggiunge quota 10 però. Eccezione 3 con Monitillo, da Diego e Caputo per Bari. Attacco in primo tempo che però termina fuori da parte di Notar Nicola, servita da Chiricalo. Più 6, vola più 6 Chieti. Anzi più 5. 11-6 è il punteggio, non 12-6, 11-6. Quindi 5 punti di vantaggio per Chieti. Ancora al servizio la formazione ospite,
Salta il punto per Bari che provvede ad un servizio sì con Notar Nicola. Ancora l'attacco, questa volta la posto 2 di Ghia, che spesso attacca con diagonali cortissime che finiscono a terra nei 3 metri, come in questo caso. Pallone non facilissimo perché era abbastanza lunga l'alzata rispetto allo specchio d'attacco, però Ghia adesso commette errore al servizio. Punteggio 12-8. Diodato, il muro di Bari che tiene benissimo sull'attacco di Rocchio questa volta. Bari prova a recuperare. Campioto in battuta, palla ancora per Rocchio, muro di Bari, poi Caputo la si può solo piazzare. Chiamato il primo tempo dal Chieti che non si concretizza, e poi l'alzata troppo lunga per Monitillo che praticamente si trova il pallone sul palo di sostegno della rete, diventa impossibile rigiocarlo. 13-9 il punteggio. Chieti avanti al servizio con Francesca Iezzi, una delle centrali della formazione ospite. La ricezione di Caputo, pareggio per l'attacco di Monitillo che viene murata nel primo tentativo. Il secondo tentativo, diagonale cortissima da parte di Monitillo. C'era Diodato in difesa, ma il pallone è rimasto in campo teatino, dunque il punto che passa a Bari. E Bari che va anche al servizio, si provvede ad asciugare il campo con la palleggiatrice di casa, che Angelica Chiricalo pronta alla battuta. Buono il suo servizio, non riesce a completare la difesa Rocchio dopo che era stata messa in crisi il libero Giulia Bucci sulla battuta di Chiricalo, che porta 11 il bottino barese. Quindi meno 2 da recuperare ancora per la formazione di Rosaricci. Ancora a forzare in battuta la Chiricalo, che ottiene il terzo punto consecutivo, mentre c'è time out. Torna in campo con il Bari che si è rifatto sotto, una sola lunghezza da recuperare per le ragazze di Rosa Ricci, grazie al servizio della Montillo che era stata protagonista con la battuta di aver messo in crisi la ricezione avversaria. Ancora la Montillo che ha battuto adesso, si difende però Chieti, poi c'è l'attacco in primo tempo che è stato vincente da parte di Merrini, c'era in difesa da Diego che però non è riuscito a controllare il pallone. Prova a non farsi raggiungere Chieti. Rocchio, avesse Rocchio al servizio. Lungo,
il suo servizio valutato bene dalla difesa barese, che si riporta a meno uno con Angelica Cianciotta in battuta. Battuta corta, eccezione di Bucci, di prima intenzione il palleggio di Incanta che sorprende letteralmente la difesa biancorossa, ottiene il punto numero 15. 15 a 13 la situazione, siamo nel corso del secondo set, il primo lo ha vinto Bari con il punteggio di 25 a 17, ricezione di Monitillo, palleggio per Caputo in zona 4, attacca bene, il muro non regge, tocca il pallone sì, ma rimane nel campo teatino, Bari nuovamente a meno 1, con Chiricallo, sarà la Chiricallo ad andare adesso al servizio, prima invece è stata la Montillo a riportare sotto Bari. Buono l'intervento in difesa di Daddiego, è andata a recuperare un pallone tutt'altro che semplice. Primo tempo, filtra in qualche modo l'attacco di Merrini, passa forse proprio tra le mani del muro. La situazione diventa 16 per le ospiti, 14 per Bari. Nel corso del secondo set, Merrini al servizio, Gaia Merrini, centrale come ruolo. Eccezione di Monitillo per Chiricallo, il palleggio è verso Caputo, la difesa di Chieti, poi Ghia che va a piazzare il pallone. Ancora palla per Caputo, la piazza a sua volta, si difende bene Chieti. Via, palla in su segnalazione del secondo arbitro, vi ricordo la coppia arbitrale, il primo arbitro è il signor Nello Alfonso Giuliano, il secondo Jacopo Maria Lisena, più 3 situazione punteggio 17 a 14 per la formazione ospite, e poi c'è malinteso, si ostacolano anche Daddiego e Monitillo, mi sembra. Alla fine Monitillo attacca fuori, anzi meglio piazza fuori questo pallone, non ha potuto nemmeno attaccare. E Chieti allunga. Si porta 4 punti avanti. Ricezione di Monitillo, palleggio di Chiricallo verso Caputo. Difende bene Chieti con Incanta, poi c'è il muro però da parte di Notar Nicola che non fa passare l'attacco avversario, riporta Bari a meno 3 e va Caputo in battuta. Via, la difesa di Monitillo tiene bene il servizio, un pareggio per la stessa Monitillo, picchia bene. Questa volta c'era in difesa Bucci, ma le compagne non completano il disimpegno in casa Chieti. E allora Bari sale a quota 16. Prova a tornare ancora sotto la formazione biancorossa. Biancorossa che vi ricordo hanno vinto il primo set con il punteggio di 25 a 17, ma sono sotto nel secondo parziale. Caputo in battuta. Tocca prima il muro, poi Daddiego in difesa e Chiricallo non riesce a tirare su questo pallone che diventa punto numero 19 per la formazione ospite. Servizio la palleggiatrice ospite, Incanta. Mettilo sul muro, palla per Ghia, che ottiene il punto con un muro fuori. Resta al servizio Carlotta Incanta, classe 2004, giovane anche lei, in battuta dunque. Ricezione di Daddiego. Primo tempo questa volta da parte barese con Notar Nicola, non potentissimo ma molto preciso,
17° punto per Bari, situazione 20-17, attenzione c'è provvedimento arbitrale che cerca il cartellino, mostra il giallo credo alla panchina del Chieti, forse per reiterate proteste. Credo che venga punito anche nel punteggio la formazione teatina, vediamo. Adesso tutto pronto per ricominciare a giocare. In difesa Caputo, palleggio di Chiricallo nella zona di Monitillo, prova in lungolinea. La palla non viene toccata dalle giocatrici del Chieti che salgono a quota 21. Caputo sbaglia la ricezione, palla che finisce prima sulla rete e poi a terra senza che possa intervenire nessuna compagna. E c'è time out chiesto dalla formazione di casa. Torna in campo sullo 22-17 in favore di Chieti che è anche al servizio, ricezione di Monitillo, per la stessa Monitillo attacco in diagonale di potenza, scatena tutta la sua rabbia il capitano barese che va a conquistare il punto numero 18, ma Bari che ha ancora 4 punti da recuperare in questa finale di secondo set. Va al servizio Roberta Campioto per Bari, ricezione di Diodato, non chiude Bari, poi per fortuna c'è un errore, per fortuna Barese ovviamente, c'è un errore in difesa teatina e allora Bari prova a riportarsi sotto, ad accorciare il break, 3 punti ancora da recuperare per le biancorosse, 22-19 il punteggio, avanti Chieti, in servizio però resta Roberta Campioto per la formazione di casa, l'opposto di Mister Rosa Ricci. Primo tempo di Cianciotta, difende però Chieti, poi c'è l'attacco fuori da parte di Rocchio, proteste ospiti per un tocco a muro che non viene rilevato, ammesso che ci sia stato, dalla coppia arbitrale, quindi Bari a meno 2, 22-20. E il time out questa volta viene chiesto da Chieti. Campioto sempre a servizio per il Bari che prova a rimontare, meno 2, ancora la ricezione di Bucci, palleggio per l'attacco di Rocchio che viene murata, ma il pallone si può ancora giocare, questa volta prova il pallonetto Rocchio, difeso bene da Bari e c'è tutta l'esperienza di Monitillo, finta l'attacco in diagonale, va a piazzare una palla millimetrica lungolinea che si poggia quasi sulla linea dei 3 metri, un punto da recuperare per Bari, sempre Roberta Campioto allo servizio, ricezione di Bucci,
attacco in zona quasi centrale da parte di Jezzi, che conquista il punto numero 23 per Chieti, anche il diritto al servizio. 23-21 la situazione in questo secondo set. La stessa Jezzi, se non vado errato, che va al servizio. Eccezione di Caputo. Palleggio per Monitillo, la diagonale è ancora una volta precisa, potente. Tutta l'esperienza del capitano di casa, Palma Monitillo. Abbiamo detto esperienza anche in A1 per lei. E tante altre squadre, tantissima esperienza. Prova a riportare sotto adesso con il servizio le sue compagne. Monitillo. Zona di conflitto tra Ghia e Diodato e ottiene il punto della parità. 23-23, va a piazzare una battuta non solo precisa ma anche potente proprio tra la zona 5 e la zona 6. Non si muove nessuna delle due avversarie e la situazione ritorna in parità. Ancora Monitillo. Questa volta l'eccezione di Bucci, palleggio, la piazza soltanto Merrini, prova a costruire Bari con Caputo, la difesa di Chieti, poi quella di Monitillo, e l'attacco vincente di Caputo, tutta defilata, la numero 12 di casa che conquista il punto numero 24, e resta al servizio Palma Monitillo per il Bari, che ha la prima chance per chiudere anche il secondo parziale. Difficilissimo l'attacco di Caputo, che era fuori dal campo d'attacco, e poi ci mette una mano il muro di Bari e conquista proprio in dirittura d'arrivo con il tocco di Cianciotta il secondo set. Molto equilibrato questo, che si chiude sul punteggio di 25-23 rispetto al primo set che Bari aveva vinto per 25-17.
si ritorna in campo per giocare il terzo set. Ricordiamo la situazione dopo i primi due parziali, 25-27, 25-23, se li giudicati entrambi pari, in maniera un po' più netta il primo, in maniera più equilibrata invece il secondo, quando sembrava che Nocciano era un passo dalla conquista del secondo parziale, invece Bari è riuscito a raddrizzare il set ed aggiudicarselo a sua volta. Errore subito in battuta, abbastanza netto anche. Dunque primo punto nel terzo parziale per il Chieti, mi sembra che non sia cambiata nulla per quanto riguarda il 6-1 della formazione ospite, con questo attacco adesso di Capitan Montillo che riporta tutto in parità. Sempre per quanto riguarda la formazione ospite, Diodato e Ghia come schiacciatrici, poi ci sono Iezzi e Merrini centrali. Adesso in campo c'è il libero Bucci, ovviamente al posto della Merrini. Che recupero da parte di Bucci. Mentre in cabina di regia c'è sempre Carlotta in canta, il suo opposto è il numero 13 Rocchio. Infrazione in palleggio questa volta fischiata a Bari, dunque due i punti di Chieti, uno quello di Bari in queste primissime battute del terzo set. Dunque confermato il 6-1 da parte della panchina ospite, ma un'occhiata anche al di là della rete rispetto alla nostra postazione. Attacco di Rocchio che conquista il punto per Chieti. Per quanto riguarda Bari, dunque sempre la Chiricallo in regia. Capitan Montillo e Caputo sono le due schiacciatrici. È proprio Montillo che attacca adesso, c'è la difesa però di Iezzi. Poi Diodato, il muro di Bari recupera in qualche modo la difesa delle biancorosse. Doppio tocco di Montillo, c'è però anche l'infrazione a rete credo da parte di Palma Montillo, e dunque 4-1 la situazione per Chieti, che prova subito in apertura ad allungare. 4-1 il punteggio, va andata a servizio Francesca Iezzi, errore in ricezione di Bari, ma riesce a rimediare Chiricallo. Stavamo vedendo lo schieramento di Rosa Ricci in questo inizio di terzo set, avevamo detto Chiricallo in cabina di regia, Caputo e Capitan Montillo come schiacciatrici, le stesse ragazze di casa provvedono ad asciugare il campo. In campo adesso c'è la Cianciotta come centrale, mentre al posto di Notaricola c'è il libero da Diego, e come opposto c'è la mancina Roberta Campioto, quindi anche in casa biancorossa non è cambiato nulla, almeno all'inizio di questo terzo set. Palla per l'attacco di Alessia Rocchio, sicuramente una delle migliori nella propria formazione. E Rosa Ricci prova subito a fermare il tentativo di break della formazione teatina. Palleggio per attacco di Bari per Montillo, questa volta il tocco della rete è stato di Merrini, che dunque regala il secondo punto a Bari. Al servizio Capitan Montillo per le biancorosse.
La ricezione di Deodato non è stata perfetta, è diventato un assist per la chiusura di Cianciotta, che non si è fatta pregare due volte ed è andata a chiudere questo punto, il terzo per Bari. 6-3 il punteggio, però è avanti Chieti nella situazione. E qui sbaglia nettamente la Rocchio, primo perché ha attaccato quando era già in discesa, poi perché ha messo il pallone nettamente out. E allora si va sul 6-4 con Bari che prova a rintuzzare il primo tentativo di break da parte delle ospiti. Ricezione di Ghia e poi buon attacco in primo tempo da parte di Chieti, la combinazione tra Carlotta Incanta e Gaia Merini che mettono palla a terra per il punto numero 7 di Chieti. Si era portato Chieti sul 6-1, poi tre punti consecutivi di Bari e adesso la situazione 7-4. Eccezione di Monitiro in bagher, Chiricallo per Caputo con la piazza. Attacco in fast da parte di Merrini. Andata dietro alla propria palleggiatrice all'altezza della banda ad attaccare e a conquistare il punto numero 8. Di nuovo 4 punti di distacco tra le due formazioni con il vantaggio di Chieti che andrà al servizio con Alessia Rocchio, l'opposto della formazione ospite. È pronta, aspetta solo l'autorizzazione da parte del primo arbitro, il signor Giuliano, ricordo arbitra questa partita in coppia con Lisina. Il servizio è troppo lungo da parte di Rocchio, commette un errore in battuta mentre Angelica Cianciotta andrà alla battuta. Ricezione di Deodato, palla per la stessa Deodato dalla piazza dietro il muro, difende bene però Campioto questa volta per Bari. Il muro di Bari, ancora Caputo, poi Deodato, in qualche modo difende ancora Rocchio, sull'attacco da parte di Deodato che però è out. I punti di Bari diventano 6. Sempre Cianciotta, imbattuta per il biancorosso, errore però proprio al servizio Angelica Cianciotta questa volta. E allora va Lavinia Deodato in battuta. Anche per lui. Errore grossolano. Regalo quasi per Bari. 9-7 la situazione. Palleggiatrice di casa quest'oggi Angelica Chiricallo che rimetterà in gioco il pallone. Bucci in ricezione, di prima intenzione la palleggiatrice Incanta, poi Caputo, fischiato fuori il suo attacco. E allora si va sui 10 punti per la formazione di Nocciano Chieti, 7 quelli della prima donna Bari, che adesso prova l'attacco da posto 2, difende ancora Chieti, questa volta il sinistro di Campioto è vincente, 18 la situazione. Formazione ospite che in realtà e società teatina, società di Chieti, l'abbinata Nocciano-Chieti, perché nella zona di Nocciano si svolge l'attività del Chieti, giocano nell'impianto di Nocciano. Diagonale vincente, molto stretta di Palma Monitillo.
un punto da recuperare per Bari, che andrà al servizio con Graziana Caputo. Eccezione di Ghia, la stessa Ghia che prova ad attaccare, c'è la difesa di Da Diego che però termina nella metà campo avversaria. Ha cercato Monitillo di andare a recuperare questo pallone, avrebbe pure potuto farlo per regolamento, ma non ci è arrivata in tempo, a patto che il pallone ritornasse nello stesso, la stessa parte di campo da cui era passata sulla, sul tentativo di difesa barita. C'è il tocco del muro di Chiti, poi Diodato, il palleggio per l'attacco di Rocchio e poi Bari che non riesce a completare la difesa. Più 3 il vantaggio di Chiti in questo terzo parziale, i primi due se li ha giudicati la formazione del Bari. Attacco per Montillo che riesce a piazzare un pallone toccatosi dal muro ma che cade a terra nella metà campo ospite. 12-10, Chiti avanti di 2 punti in questo terzo parziale. Sarà Bari ad andare al servizio con Sara Notarnicola. Ricordo uno degli incontri in programma, c'è l'errore di Notarnicola al servizio, 13 punti per Chieti, 10 quelli di Bari in questo momento. Dicevamo, una delle partite inserite nel programma della quinta giornata, girone L del campionato di B2 di pallavolo femminile. Vi stiamo trasmettendo con la regia le immagini di Nunzio Procaccio in diretta questa partita dal Palo alla Forgia di Bari. Attacco di Rocchio che inganna il muro e la difesa avversaria con Rocchio che sicuramente è la miglior realizzatrice nella propria formazione. Ghia in battuta e va a piazzare un pallone precisissimo. Montillo lungo linea che cade a filo di linea gialla. Per Bari che prova a riaccorciare, ma Chieti in vantaggio di 3 punti, 14-11 la situazione. Terzo set, i primi due se li ha giudicati Bari. Campiuto al servizio. Eccezione di Bucci che un po' si ostacola con la propria compagna, poi sull'attacco di Rocchio non tiene la difesa di Bari. 15-11 per Chieti che si porta avanti di 4 punti. Storia simile al secondo set in cui Chieti è stata spesso avanti e anche di un punteggio importante di 4-5 lunghezze, poi si è fatta superare proprio nella volata finale del secondo parziale, cui Bari è riuscita a recuperare e a vincere per 25-23. Vedremo cosa succederà in questo terzo set. La Chiricalo va a recuperare un pallone, poi Monitiro la piazza dall'altra parte, attacco in primo tempo, forse fuori però, no. Viene giudicato, buono, c'è il tocco a muro perché il pallone mi era sembrato fuori, però c'è stato il tocco a muro, dice il primo arbitro, il signor Giuliano. E dunque il punto viene aggiudicato alle ragazze di Chiti, era pronto infatti in battuta Monitillo, non c'è il tocco, dice Palma Monitillo, chiede chi ha toccato perché sul primo tempo... La prima impressione era stata anche quella nostra, l'errore in attacco da parte teatina, invece non è così. Punto numero 16 per Chieti, viene aggiudicato. Adesso Monitillo chiede di poter verificare le posizioni in campo con la propria e quella ovviamente delle proprie compagne.
Indicazione del secondo arbitro, vi ricordo la coppia arbitrale Nello Alfonso Giuliano, il primo arbitro Jacopo Maria Lisena è il secondo. E dunque Chieti al servizio con 5 punti di vantaggio su Bari in questo terzo set. Jizzi in battuta, palla che tocca sul nastro, termina nella metà campo barese, 17-11, situazione delicatissima per Bari. E infatti Rosarici chiede il time out. Adesso si fa dura per Bari perché deve recuperare 6 lunghezze, si torna a giocare, 17 punti di Chieti, 11 quelle di Bari. Chieti al servizio con il numero 1 Francesca Jizzi, eccezione di Moniti, lo può attaccare lei stessa, la diagonale, la tocca Diodato, ma è punto barese che sale a 12 e prova a suonare la sveglia, la Monitillo, per le proprie compagne. Passivo un po' pesante per la prima donna Bari, che è riuscita all'impresa di recuperare nel secondo parziale. Adesso ricezione di Bucci, palla per Rocco, toccata dal muro, il punto numero 18 per Chieti, che questa volta non ha nessuna intenzione di regalare nulla alle avversarie. Un Bari che non riesce a trovare continuità. Chieti che per esempio ha realizzato 2 punti consecutivi sull'11 a 9, poi sul 13 a 10, poi ne ha realizzati 3 consecutivi dal 15 a 11, ha creato questo break importante. Difesa di Daddiego per Bari, palleggio per Caputo che mette giù questo pallone, attacco 1 contro 1 contro la palleggiatrice avversaria. 13° punto per Bari. Situazione 18 a 13. Ricezione di Ghia, palla che però termina nella metà campo barese, può attaccare con Caputo, la piazza, il muro di Merrini e diventano 19 quelli di Chieti contro i 13 di Bari. Diodato al servizio, qualche problema in ricezione per Bari. Ghia, palla dietro per la fast di Merini, non proprio fast questa volta, errore in palleggio di Chiricallo. 20 i punti di Chieti e 13 quelli di Bari. Adesso la rimonta si fa davvero dura, durissima. Chieti che sembra più determinata, Bari che non riesce a dare buoni palloni alla Chiricallo, un po' in difficoltà in ricezione la formazione biancorossa. Qui c'è un mezzo regalo teatino per le biancorosse che però non ne approfittano, si gioca ancora. Diodato dalla seconda linea, palla ancora per Chieti, difende in qualche modo Bari, può attaccare con Caputo, c'è la difesa di Rocchio, poi completa Merini, palla nella metà campo del Bari, ancora Caputo, il muro di Chieti, dalla seconda linea ci prova Monitillo, la difesa di Bucci, poi il pallone che resta ancora in gioco per Ghia, trova il tocco a muro, palla recuperata quasi in maniera incredibile da Bari, ma poi cade a terra nella metà campo biancorossa anche questo pallone. 21 a 13 la situazione, allunga in maniera pesantissima Chieti in questo terzo set, può tornare in partita la formazione ospite con un Bari che
è riuscita a riagguantare il secondo set in una situazione non facile nella parziale precedente, ma qui davvero la situazione sembra molto compromessa. Ci sono 8 punti da recuperare con il Chieti che è già a quota 21 e che va al servizio con la propria giocatrice allenatrice Lavinia Diodato. Primo tempo, palla solo piazzata da Bari, può ancora giocarla Chieti, la difesa biancorossa. Monitillo prova a picchiare con forza, la difesa c'è di Rocchio, ma il pallone tocca la copertura del palo alla forgia. 14° punto per Bari, situazione di 21-14, come mi conferma la regia. Al servizio la Chiricallo, Angelica Chiricallo, palleggiatrice del Bari. Errore in formazione di difesa, di ricezione meglio, da parte del Chieti. Adesso Diodato va a chiedere lumi al secondo arbitro che gli indica qual è la posizione errata. Allora l'errore è tra la posizione forse di Rocchio. Credo che abbia segnalato la posizione irregolare da parte di Rocchio in errore con... Posizione errata di Rocchio con la propria palleggiatrice. In diagonale ci sono Rocchio e Incanta. Però c'è l'errore da parte di giocatrici. Adesso si avvicina all'arbitro, prima la Monitillo, il capitano di Bari, adesso anche la Diodato che prova a far sentire le sue ragioni. Adesso Diodato chiede di poter rettificare la formazione. Allora, secondo la segnalazione degli arbitri, la posizione corretta è questa. Vedete che per semplificarla un po', la numero 13, la Rocchio, si trova tra la Diodato e la Bucci. Invece l'infrazione segnalata prima era per il fallo di posizione, perché la Rocchio, secondo l'arbitro, era in posizione sbagliata. Adesso protesta anche Monitillo. A 15 comunque la situazione, si ricomincia a giocare con l'attacco di Campiuto, si difende Chieti, poi non fa filtrare il pallone Notar Nicola, prova a rimanere nel set il Bari con una situazione però difficilissima da recuperare. Proteste anche da parte dei dirigenti ospiti sulla situazione, sull'errore di formazione fischiata in precedenza. Adesso Caputo, mi sembra in battuta per Bari, con Ghia che va a piazzare questo pallone, difende Monitillo. Primo tempo perfetto, questa volta la combinazione tra Notar Nicola e Chiricallo che chiude molto bene. 22-17 si era. Caputo al servizio per Bari, ancora la numero 12 biancorossa che andrà al servizio. Ricezione di Ghia, palleggio per Iezzi, la difesa di Bari, palla piazzata da Monitillo, si può rigiocare, ancora seconda chance per Monitillo e poi la difesa di Rocchio che non riesce a rigiocare il pallone. 18° punto per Bari che prova a metterci tutto quanto le è rimasto. Time out è chiesto dagli ospiti, Bari di time out non ne ha più.
si torna in campo. Rosaricci aveva già esaurito in precedenza i due time out a sua disposizione, adesso ne ha chiesto uno Chieti, che conduce per 22-18 con Caputo al servizio. Ricezione di Diodato, il bagger per Ghia da parte Barisa, c'è il muro che però finisce a terra, il pallone finisce a terra nel campo barese. Quindi punto numero 23 per Chieti, che prova a stringere, a chiudere i tempi di questo terzo set per non concedere nuove chance, come è successo nel secondo set, alla formazione barese. Ricezione di Monitillo, palleggio per lei, palla un po' troppo lunga, riesce a darsi una possibilità nuova di attacco, la difesa di Bucci, poi Ghia, la difesa di Caputo dall'altra parte. Caputo può attaccare dalla seconda linea, palla sul nastro, poi la difesa di Incanta, ancora difesa di Caputo dalla metà campo barese, la piazza Monitillo, ma si può rigiocare ancora, scambio lunghissimo, Monitillo, il muro ci arriva, muro di Chieti che può rigiocare ancora con Rocchio, ed è vincente questo attacco in diagonale, ci mette una mano, prova meglio a farlo la Chiricallo, il pallone si impenna e termina fuori. Set ball per Chieti con il Bari che è a quota 18, quindi lontanissimo nel punteggio. Incanta il servizio, la ricezione di Caputo, il palleggio per Monitillo che prova ad attaccare, non passa però l'attacco del capitano biancorosso, finisce qui il terzo set che si aggiudica la formazione ospite con il punteggio di 25-18.
comincia il quarto set, la situazione precedente 25-17 Bari il primo, 25-23 Bari il secondo, 25-18 invece il terzo è stato d'appannaggio della formazione ospite. Non ci sono cambi, mi pare di vedere, all'inizio di questo quarto set, né dall'una né dall'altra parte. Monitiro attacca per Bari, palla che cade nella metà campo di Chieti, quindi il primo punto del quarto set è per Bari con Roberta Campiuto che adesso andrà al servizio per la formazione biancorossa. Questa volta Chieti è stata più che un break importante, ma si era fatta poi superare proprio sul filo di conclusione della parziale. Muro di Bari con la coppia Cianciotta Monitillo che si aggiudicano il punto numero 2 in questo quarto set. Diciamo, nel secondo set Bari ha avuto la forza di riuscire a recuperare, e nel terzo set invece Chieti è stata concreta. Parte bene Bari, 3 punti consecutivi all'inizio della quarta frazione, come spesso succede nella pallavolo, punteggio altalenante, punti consecutivi o dall'una o dall'altra parte, magari a stravolgere quanto è successo qualche istante prima. Diodato attacca, ma anche questa volta trova il muro, questa volta la coppia è Chiricallo con Cianciotta e Bari conquista il quarto punto. Strigliata le proprie ragazze da parte di Rosa Ricci, che per ora sembra aver portato frutti. Primo time out del quarto set chiesto dagli ospiti. Bari ritorna in campo con sempre Roberta Campiuto al servizio, 4 punti consecutivi del numero 11, con il numero 11 al servizio meglio. E va a piazzare ancora, questo ace è tutto suo, questo ace è tutto suo, in zona 5. Si sposta Diodato e non c'è nessuna delle compagne che può arrivare in zona 5, più vicina era Ghia, ma anche per lei è stato impossibile, anche perché nessuno se lo aspettava. C'è un cambio nelle file ospiti, esce Diodato con il numero 18, entra il numero 9, si tratta di Martina Mastronardi che viene impiegata per la prima volta in questa partita. Prova a cambiare qualcosa la stessa Diodato, perché l'inizio di Bari questa volta è molto positivo, 5-0 il punteggio all'inizio del quarto set. Campiotto in battuta, ricezione di Bucci, attacco di Iezzi, il muro di Bari, poi la palla piazzata da parte di Monitillo che poi impreca con se stessa, perché pallone toccato al muro, forse avrebbe potuto recuperare, forse da Diego, invece la stessa Monitillo lo ha toccato il pallone, mettendo così definitivamente fuori causa la compagna. Il servizio Iezzi per le ospiti, la ricezione di Caputo non è perfetta, poi Monitillo prova a piazzarla lunga, troppo lunga. Secondo punto per Chieti, 5 punti consecutivi di Bari ad inizio di quarto set, 2 adesso consecutivi da parte di Chieti. Resta al servizio Francesca Iezzi. Infezione di Monitillo, il palleggio per l'attacco di Cianciotta. C'è Rocchio in difesa ma non tiene sul pallone, 6-2 il punteggio. Con Monitillo in battuta, il capitano delle biancorosse. +4 per Bari.
Eccezione proprio della neo entrata Mastronardi. Poi l'attacco di Ghia, la difesa di Bari, l'attacco di Caputo. Questo modo particolare suo, tutto suo, di attaccare, nasconde quasi il braccio fino all'ultimo e questa volta trova il muro fuori dell'avversario. E Bari sale a quota 7. La rabbia forse delle barisi in questo inizio di quarto set, l'errore poi al servizio però di Capitan Monitillo. Terzo punto per la formazione ospite, con Rocchio in battuta. Rocchio sempre opposta alla palleggiatrice in canta. I due centrali sono sempre Merrini. Merrini e Iezzi, le due centrali ovviamente del Nocciano Chieti. Schiacciatrici sono Ghia e Diodato, ma al posto di Diodato adesso da un po' di tempo sta giocando il numero 9 Mastronardi, con il libero che è sempre al numero 3 Bucci. Qui è brava la formazione di casa, soprattutto con Cianciotto a piazzare questo pallone. ...8-4 la situazione adesso, sempre più 4 per Bari. Cambio al contrario rispetto a prima, rientra Diodato al posto di Mastronardi. Per quanto riguarda Bari, sempre le stesse giocatrici in campo, scelte da Rosaricci. La difesa di Monitillo, palla per Caputo che va a contrastare con Incanta. Poi la difesa ancora di Caputo, attacca Monitillo e va a piazzare dalla seconda linea questo pallone preciso, ferma la difesa teatina. 9 punti per Bari, 9 punto per le biancorosse. Cianciotta al servizio, Cianciotta è la centrale insieme a Notar Nicola, scelta dalla Ricci, con Campioto che è opposto alla palleggiatrice che è Angelica Chiricallo. Le due schiacciatrici sono Caputo e Capitan Monitillo, libero e sempre Rebecca da Diego per quanto riguarda la formazione della prima donna Bari Volley. Eccezione di Ghia, palla nell'altro campo, poi può attaccare Caputo, la difesa di Ghia ancora, palla per Diodato, tocca il muro barese. Monitillo dalla seconda linea, gioco di polso, la difesa però di Ghia, poi il bagger, palla che rimane in campo, malinteso in casa Bari con Notar Nicola. Non è stata perfetta questa volta l'attacco di Bari, e poi però è perfetto l'attacco di Caputo. C'è il muro di Chieti, forse un altro tocco delle barisi, però situazione che diventa 9-5 con Chieti in battuta. Sempre Diodato, che non è solo capitano ma anche l'allenatrice della formazione ospite. Qui Chiricallo di prima intenzione, protestano le baresi perché la Chiricallo in vediamo che Diodato è andata, è stata richiamata dall'arbitro, viene richiamato anche il libero per proteste, è rosso nei confronti di Bucci, qui significa anche punto, tecnico alla giocatrice del al libero del Chieti. Adesso a 5 dunque il punteggio, 11-5 il punteggio, con Bari che però commette l'errore al servizio.
5 punti di differenza tra le due squadre, con Bari che ha creato quel break iniziale, break che tutto sommato si sta portando avanti anche nella parte centrale del parziale. La ricezione di Monitillo, il palleggio per Caputo che attacca in diagonale, c'è la difesa di Rocchio, l'attacco di Ghia, c'è il muro di Bari però con Notar Nicola che mette giù il pallone, diventano 12 punti di Bari. Sarà Graziana Caputo ad andare al servizio per le biancorosse. Diodato, questa volta la ricezione è buona. La difesa di Daddiego, il palleggio per Caputo dalla seconda linea. La difesa ancora di Chieti, poi un palleggio stranissimo in effetti. Errore di Daddiego che si è un po' accartocciata sul pallone. Era evidente il suo tocco sporco. Intervenuto subito il primo arbitro, il signor Giuliano, che con il suo collega Lisina stanno dirigendo questo incontro. Ricezione di Caputo, palleggio per Monitillo, il muro di Chieti la tocca, può rigiocare e c'è un buon attacco da parte di Rocchio, molto positiva la sua prova, da posto 2 trova il varco giusto per andare a conquistare il punto numero 8 per il Chieti. 12 per Bari i punti in questo quarto parziale, 8 quelli di Chieti, la situazione 7-2 per Bari che ha vinto il primo e il secondo set, 1 per Chieti che si è aggiudicata la terza frazione. La palleggiatrice ospite Carlotta Incanta in battuta. Eccezione di Caputo, poi Monitillo, palla per Campioto che prova ad attaccare con il mancino, non c'è il tocco a muro, palla direttamente out, nono punto per le ospiti, sempre a servizio con Incanta, la formazione teatina. Eccezione ancora di Caputo, primo tempo la piazza soltanto Notar Nicola, la diagonale da parte di Rocchio, palla in campo e Chieti si rifà sotto, 2 punti di differenza. Qui interviene Rosa Ricci a chiedere time out. Sempre Chieti al servizio, la ricezione di Daddiego questa volta ma nella metà campo opposta. Palleggio per Rocchio che questa volta forse cercava il tocco a muro che non c'è stato nettamente. 13-10 la situazione per Bari che torna al servizio, 4 punti di fila da parte di Chieti, hanno riaccorciato le distanze ma Bari resta avanti di 3 adesso e va al servizio con Sara Notar Nicola. La Notar Nicola, abbastanza giovane, classe 2003, conquista il punto Bari numero 14, esperienza in precedenza per la Notar Nicola che è una centrale come ruolo con la Volley Apologic di Acquaviva, con la Volley Sud-Est. Attenzione adesso all'attacco di Chieti, questa volta resta nella propria metà campo, va direttamente in rete l'attacco di Chieti, punto numero 15 per Bari,
secondo time out chiesto dalla formazione ospite. Torna in campo, si riprende dal servizio in casa a Bari con la Sarano Tarnicola, numero 15, e 15 sono anche i punti della prima donna Bari contro i 10 di Chiti. Eccezione di Bucci. Bari può attaccare. Palla per Monitillo, che va a mettere in diagonale questo pallone, diventa il punto numero 16, lo trasforma in punto in proprio favore il capitano delle biancorosse. Non ha più time out a disposizione, la formazione del Chieti ne ha già usufruito di entrambi in questo parziale numero 4, ne ha ancora uno a disposizione Rosa Ricci. Palla in rete però questa volta da parte di Notarnicola, che aveva comunque conquistato 4 punti con lei al servizio la formazione barese. Adesso va Ghia in battuta per il Chieti, situazione 16-11. Attacco di Campioto, difende Chieti, attacca con Diodato, la difesa di Caputo dall'altra parte. Monitillo può attaccare, il pallone però è troppo lungo, fuori l'attacco del capitano di casa. 12° punto per Chieti, resta a 16 il Bari. Eccezione di Caputo, il palleggio di Chiricallo, posto 4 per Monitillo, difende Chieti, attacca con Diodato. Non viene toccato il pallone dalle ragazze del Bari, la palla ha colpito il nastro, dice il primo arbitro, ed è rimasta nella metà campo abruzzese. Dunque sono 17 i punti del Bari, situazione 17-12, sì. A servizio la mancina di casa, Roberta Campioto, eccezione di Diodato che adesso prova ad attaccare, la difesa di Daddiego. Attacco dalla seconda linea di Campioto, palla che termina in campo avversario, sale a 18 il Bari. Prova a stringere i tempi la formazione di Rosa Ricci, non vuole concedere chance alle avversarie. 2-1, ricordo, la situazione 7. Il Bari si è aggiudicato i primi due con il punteggio di 25-17 e di 25-23, mentre il terzo se l'è aggiudicato la formazione ospite con il punteggio di 25-18. Forse sembrava destinato out questo servizio, comunque pallone è in gioco, primo tempo, difende bene Chieti, attacca con Rocchio, pallone schizza via lontanissimo, 19 Bari, quota 19 la formazione di casa, che ha come prima allenatrice Rosa Ricci, secondo allenatore Tommaso Monterisi, entrambi confermati rispetto alla stagione precedente. Campioto in battuta, è attentissima la Cianciotta, non concede chance di recupero all'avversario, si mette lì a rete, chiude i polsi, è entrata la Di Costanzo nel frattempo nelle file della formazione ospite a cercare di smuovere un po' la situazione per quanto riguarda il Chieti. 20-12, adesso il Bari ha un buon vantaggio da poter amministrare per aggiudicarsi il quarto set dell'incontro, il terzo in proprio favore.
con la ricezione di Diodato, il palleggio, primo tempo tentato dal Chieti, il recupero di Bari che non si concretizza, non riesce a rigiocarla, Monitillo, allora i punti di Chieti diventano 13, 20 a 13, dunque 7 lunghezze di vantaggio per la formazione di casa. Riesce il numero 14, Grazia Di Costanzo, e al suo posto rientra Francesca Iezzi che va al servizio. È buono il servizio, valutato male questa volta dalle ragazze di casa, diventa 14° punto per Chieti. Si sono chiamate forse la palla entrambe fuori, la Caputo e la Monitillo, la valutazione questa volta però non è stata precisa perché il pallone è terminato in campo vicino alla riga dei 9 metri, sì, ma comunque in campo. Ricezione di Monitillo, palleggio per la Cianciotta, in qualche modo il pallone termina a terra nel campo avversario e il Bari ottiene il punto numero 21 con il capitano Palma Monitillo che va al servizio. Errore per lei in battuta, 21 a 15 la situazione, quindi 6 punti di vantaggio per Bari. Un altro cambio nel file del Chieti, esce la numero 13 che è Rocchio, entra al suo posto Daniela Di Placido che va al servizio. Si gioca questa carta, la panchina ospite e prova un po' tutte, anche perché abbiamo detto non ha più time out a disposizione da poter richiedere. Palla che tocca sul nastro, ma la ricezione di Daddiego, poi la diagonale fuori però da parte di Cianciotta termina direttamente out. Di Daddiego, palleggio per l'attacco in primo tempo di Cianciotta che si rifà immediatamente, questa volta chiude il pallone a terra in maniera netta, rientra in campo Notar Nicola nel giro in prima linea, rientra anche Rocchio nelle file del Chieti al posto di Placido che l'aveva sostituita qualche istante fa. 22-16 il punteggio, il Bari va al servizio con Angelica Cianciotta, schizza via il suo servizio però termina fuori, rientra il libero da Daddiego, Rebecca Daddiego con la maglia numero 17, maglia bianca tra l'altro per entrambi i liberi, sia per la Daddiego sia per la Bucci. Palla che sfiora il nastro, ricezione di Caputo, poi Montillo la piazza soltanto, difesa di Daddiego, va a lottare Chiricallo, tiene in gioco il pallone, via il tocco del muro barese, poi il palleggio spinto da parte di Chiricallo che adesso prova a piazzarla, recupera però Chieti, tocco al muro di Caputo, si può ancora giocare, palla proprio per Caputo, prova a piazzarla, la palla è lunga e out, indica il direttore di gara. 18, sale a 18 il Chieti, 22 per il Bari. A servizio la formazione ospite, malinteso tra Monitillo e Campiuto che in effetti non doveva fare la ricezione, ricezione di Caputo, Monitillo, Daddiego per quanto riguarda il Bari. Allora Rosarici chiede il secondo time out a sua disposizione.
torna in campo, Diodato al servizio, 22 punti di Bari, 19 quelli di Chieti, che prova forse l'ultimo assalto, ancora errore in ricezione di Bari, attenzione, 22-20, zona di conflitto ancora una volta nella difesa, nella ricezione in questo caso barese, tre giocatrici in ricezione per la formazione della prima donna Bari Volley, che sono appunto da sinistra Caputo, monitiro centrale, e da Diego dall'altra parte. Eccezione questa volta di Monitillo, il palleggio di Chiricallo va da Caputo, il diagonale difeso da Chiti, palla per Rocco, qui c'è errore grossolano da parte dell'opposto ospite, che regala letteralmente il punto numero 23 per la formazione del Bari, al servizio con la propria palleggiatrice, cioè Angelica Chiricallo. Palla corta, la ricezione di Bucci, diagonale vincente da parte di Merini, schema veloce dietro la propria palleggiatrice, e diagonale vincente con molta potenza e anche abbastanza stretta. 23-21 la situazione quando va al servizio la stessa Gaia Merini, centrale in casa Chieti, si provvede ad asciugare il campo. Ricezione di Monitillo, il palleggio di Chiricallo per Caputo, che attacca dal posto 2, la difesa di Chieti, Ghia, difesa di Daddiego, palla per Monitillo, riesce a difendere non senza difficoltà Chieti, e poi bravissima l'esperienza di Monitillo, che in bagarre anticipa tutti, mette questo pallone profondo quasi all'altezza tra gli 8-9 metri. Palla comunque nettamente in campo, regala la prima chance per chiudere il match, la prima di tre possibilità per Bari di chiudere il match sul 3-1, di aggiudicarsi tre punti pesantissimi. Caputo al servizio, ricezione del Chieti, palla per Jezzi, c'è il muro di Monitillo ma si può rigiocare, Ghia, il muro barese, chiude qui il Bari con questo muro, punto numero 25, situazione 25-21, il punteggio del quarto set. E dunque con i parziali di 25-17, 25-23, 18-25, 25-21, la prima donna Bari ottiene la prima vittoria in campionato. Supera Nociano Chieti in una partita che nei momenti in cui sembrava destinata da una o dall'altra parte, invece le squadre sono riuscite a indirizzare il match, a recuperare come è successo al Bari nel secondo set, ad aggiudicarsi il terzo parziale come invece è successo a Chieti, poi nel quarto Bari l'ha chiusa e ottiene prima vittoria piena, primo successo di questo campionato alla quinta giornata, 3-1 sul Nociano. Vi ringraziamo per il cortese ascolto, ringraziamo soprattutto la regia e la diretta curata dal nostro Nunzio Procacci, grazie a voi per la cortese attenzione, ad una prossima occasione, buonasera dal Pala alla Forgia di Bari.